Il mondo è un gran mercato, colorato e seducente, dai mille richiami, in cui si dondola nel perpetuo canto delle sirene. Tutto si compra, si vende e si baratta, fascinati da infinite attrazioni. Si compra tutto e non si possiede mai abbastanza. Si combatte dentro di noi l'eterna guerra dei desideri, perché non sappiamo neanche che cosa desiderare. Siamo sedotti, otteniamo l'oggetto della seduzione e sempre, puntualmente scopriamo non essere l'oggetto del desiderio. E così, in questo modo, la nostra inquietudine non è placata, si amplifica. Ogni volta, alla pace dello spirito, preferiamo quell'offerta imperdibile del mercato. Signore e signori, buonasera. Benvenuti, benvenuti tutti al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo. Qui fu direttore artistico Luigi Pirandello. Qui, proprio qui, Modugno volava, quale protagonista indiscusso del nostro grande festival della musica italiana. E questa sera noi intraprenderemo un viaggio evento alla scoperta della felicità. Passeremo insieme, vi accompagneremo proprio, dall'inquietudine esistenziale al trionfo della gioia, accompagnati dall'arte. Non esiste mai un'inquietudine senza domande. Non esiste inquietudine che non spinga un tentativo di ricerca del senso. E tutte le volte che ci poniamo grandi domande di senso, sopraggiunge sempre un senso di spaesamento e di impotenza. Ma l'inquietudine, signore e signori, è giusta. L'inquietudine è vera. Senza di lei non avrebbe inizio alcun viaggio. Senza di lei non ci porremmo nessuna domanda. E senza di lei, quindi, non troveremmo nessuna risposta. Questo lo comunica bene Olivia Rodrigo in Wandering. Questa sera eccezionalmente interpretato per noi da Ginevra Thierry e Aurora Loforte. Thank you.
side of all I've ever lost. Would it be enough, or would I still be wondering if I could go back and change the past, be a little braver than I have. That I had, I said so much to ever take it back. Scared I'll never find something as good. And would I even know it if I could? On the other side of all I've ever lost, would it be enough, or would I still be wondering? Or would I still be wondering? Go back and change the past, be a little braver than I had, and bet against the odds. Would I still be lost, even if I woke up in my dreams? Would there still be something I'm missing if I had everything? Would it mean anything? Quando ti sposi, quanto guadagni, sii felice. 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 Basta! Chi sono io? Chi sarò io per chi verrà dopo di me? Per cosa sarò ricordata? E le persone che conosco? I miei amici, i miei coetanei, la mia generazione? Per cosa saremo ricordati? Per essersi fatti trasportare da un'onda? Per aver fatto parte di una massa che segue un sentiero instabile, privo di indicazioni precise e sprovvisto di una meta finale. Sarò ricordata per essere stata solo una goccia nell'oceano di possibilità mancate.
In questa società liquida, dove tutto è fluido, volatile, veloce, esiste un punto fermo? Queste sono domande importanti, domande vitali, ed è vitale porsele. E voi? Che ne pensate? Voi, i cosiddetti adulti, che risposte date ai giovani come me? Ci dite che siamo una generazione fortunata, nata e vissuta in mezzo ad agi e comodità, che non abbiamo vissuto la guerra e la crisi, che siamo nati con il computer in mano e che sappiamo solo correre dietro i like su Instagram, che non conosciamo le vere fatiche, mentre voi invece le avete sperimentate, per fortuna, perché vi hanno reso quello che siete. Siamo noi che dobbiamo costruire il mondo di domani, ma, ahimè, sappiamo solo lamentarci. È vero, sotto certi aspetti viviamo nell'epoca migliore e con più vantaggi di sempre, ma se guardiamo le cose da un'altra prospettiva, siamo nel caos e nel buio più totale. In passato, quando le persone provavano a immaginarsi il futuro prossimo, certamente non potevano prevedere come sarebbe stato il mondo nei successivi 20 anni, ma sapevano che le caratteristiche fondanti della società sarebbero rimaste quelle. Pensate al mercato del lavoro, alle competenze richieste nei vari ambiti della società, ai ruoli che ognuno di noi doveva ricoprire. Oggi, invece, se pensiamo al mondo tra 20 anni, siamo davanti a un'incognita. Non sappiamo come sarà fatto il mercato del lavoro, quali saranno le competenze più richieste, come saranno strutturate le relazioni interpersonali o come sarà fatto il pianeta intorno a noi o quanto terreno avrà guadagnato la tecnologia nelle nostre vite. I quesiti, i dubbi che mi resta e che ci frullano in testa mandano la mente a soqquadro. Io vorrei tantissimo trovare un ordine, ma non riesco. Tutta questa incertezza fa sentire instabili. E si sa, nell'instabilità rischiamo di rifugiarci in soluzioni superficiali, inutili, palliative. Le mie domande rischiano di essere messe a tacere da risposte semplici, temporanee, che non mettono chiarezza su niente. Ho letto in un libro una frase che mi aveva colpito. Il segreto della felicità sta nel porsi poche domande. Ma non mi aveva mai convinto. Ma forse sbaglio io. Forse ha ragione l'autore di quel libro. Non esistono risposte chiare. E allora perché mandare in cortocircuito la mia mente con tutti questi quesiti? Eppure, non sono convinta, neanche ora. E voi? Che ne pensate? No, no. Continuerò a pormi domande perché è l'unica cosa che posso fare. Non voglio procedere nel cammino di questa vita in modo passivo. Devo imparare ad accogliere questi dubbi, ad osservarli con più cura. Devo far finta che i miei pensieri siano in grado di guardarsi allo specchio, di riflettersi e di farmi riflettere.
I nostri attori, Eugenia e Simone, hanno appena interpretato per noi La ricerca del senso. Una ricerca travagliata, ardua, un sentiero scosceso e roccioso che però in alcuni momenti si apre a delle luci, ad una possibilità. La possibilità di una resurrezione. Questa sera, interpretata per noi da colui che per 12 anni fu presidente dell'Associazione di Cantautori Cattolici Italiani, Il mio Dio canta giovane. Signore e signori, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, il risveglio di Don Matteo Zambuto. Sguardi anneriti di realtà, nel buio di una sera che non finisce mai, battiti d'ali stanche e fragili, nel crogiolo di una notte nera, di una notte nera. Quanto freddo sento dentro me, smarrito ormai la strada dove mi disseterò, tra i dirupi canti antichi cercherò melodie di popoli lontani, tornerò a cantare. Sospesi siamo nell'aria come effimere nuvole, vaganti dal vento sospinte nel cielo senza una meta. Sospesi siamo nell'aria come effimere nuvole, vaganti dal vento sospinte nel cielo senza una meta. Chi sull'alto monte salirà, vacillano i miei passi, chi mi condurrà lassù. Ora il mio cammino non è un sogno ormai, chi semina in lacrime mieterà con giubilo, portando i suoi covoni. Non è il caso infame a far danzare la terra, e quel respiro del mondo tra stelle e fucine infuocate, nel cuore fluisce e dispiega i sogni e crea speranze, vicenda incarnata che svela di ogni ricerca il segreto.
Cari amici, rimaniamo immersi nelle emozioni che solo la musica sa farci vivere. Grazie al brano che ora andremo ad ascoltare e grazie al miracolo della natura che questo brano evocherà nelle nostre menti, compieremo un ulteriore passo nel nostro cammino verso la felicità. La nostra attenzione, l'attenzione di tutti noi, si sposterà quindi da un fascino esteriore, illusorio, superficiale, fino all'interiorità, nel tentativo concreto di raggiungere una consapevolezza nuova. Signore e signori, Caterina Maccarini e Matteo Carlucci in aria in fa maggiore da Musica sull'acqua di Handel.
momenti di questa intensità ci consentono di penetrare nelle profondità della nostra anima per ascoltare la musica interiore che ci abita. Solo quando ci ascoltiamo profondamente, riconosciamo le nostre voci più autentiche che ci parlano, riconosciamo i nostri bisogni infiniti di infinito. È giunta l'ora della luce, della rivelazione irriducibile, della verità che si apre alla storia, la nostra storia, unica e personale. È giunta l'ora dell'essenziale, interpretato per noi da Alessandro Conti. Grazie. Vi state divertendo? Non ho sentito bene. Applauso. Stiamo scoprendo, poco a poco, piano piano, che la felicità è così potente da vincere anche il tempo. Nell'atto della felicità, le idee di passato, presente, futuro si perdono e sembra quasi di toccare l'eterno. Nel momento della felicità, quella più autentica, quella più interiore, noi percepiamo e ci immergiamo nell'eterno presente
E allora, forti di questo eterno presente che sentiamo quando siamo veramente felici, questa sera noi vogliamo sentire solo il presente. E lo faremo con Teresa Cordisco. Eccoci, come vedete non siamo soli perché ci impegniamo anche a coltivare le nuove generazioni di presentatori de Mos Maiorum, quindi un grande applauso per la nostra futura presentatrice. Piccolo aneddoto, quando le ho dato la cartelletta lei ha fatto no, tienila tu, mi sa che serve più a te. Ha ragione, quindi ora vado a leggere. Clara, il prossimo artista ci presenterà un volto della felicità. Puoi presentarlo tu e dirci chi è?
Il prossimo cantante è mio fratello e canterà per voi un amore così grande. Signore e signori, Daniele Vassallo! Clara, da pelle d'oca, ora che abbiamo conosciuto tuo fratello, è arrivato il momento di conoscere la mamma. Ve la presento io, signori e signori, Mirella Milioto. Vieni, mamma! Signore e signori, con Quando nasce un amore, Mirella Milioto. Thank you.
nasce un amore e un'emozione nella gola. Da quando nasce a quando vola, che cosa c'è di più celeste di un cielo che ha vinto mille tempeste? Che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Farò di te la mia estensione, farò di te il tempo della ragione, farò di più, farò tutte le cose che vuoi fare anche tu. Bene, ti piace questa voglia di dare e ti senti capace, non ti puoi più fermare come un fiume alla foce che si getta nel mare. Quando nasce un amore è l'universo che si svela. Abbiamo sperimentato sulla superficie della nostra pelle, tra i brividi, quella che forse potremmo definire la felicità interiore. Il merito è dei nostri cantanti che ci hanno resi partecipi della loro arte come fratelli generosi e come guide nella ricerca. Ma forse, forse, abbiamo sbagliato tutto, dall'inizio fino ad ora. Abbiamo sbagliato tutto. La felicità non esiste. La felicità, sia essa esteriore oppure interiore, ma comunque felicità individualistica, egoista, che viene tanto bramata e ricercata nella società moderna, tutti la desiderano, eppure nessuno la trova. Pensate un po', nel Vangelo, non su Topolino, nel Vangelo, l'opera delle opere, non compare mai la parola che tutti ricercano, non si parla mai di felicità. Eppure nel Vangelo si parla di salvezza, si parla di paradiso, sono tutti termini e tutti concetti che dovrebbero contemplare la felicità. Non si parla di felicità, quindi, ma si parla di gioia, che è un'altra cosa. La gioia è la felicità condivisa. La gioia è possibile solo insieme. Dobbiamo dunque cambiare i nostri orizzonti,
e dobbiamo ampliare le nostre aspettative. Lasciamo insieme da parte la felicità come la intende il mercato del mondo e proviamo da ora a coltivare insieme la gioia. Iniziamo ora, iniziamo subito, è già tardi e lo facciamo con l'aiuto delle parole recitate. Signore e signori, Eugenia Gandini e Simone Carlucci. L'uomo che anela il bello del mondo non avrà di che dissetarsi, non avrà frutti per la sua fame, se non ricordando il grembo materno, le mani paterne e i sogni delle notti più dolci. Eccoti! Tu non mi conosci, ma io conosco te. Vieni, facciamo una passeggiata. Ovunque sia, è un bel posto. Non ricordo un luogo che sia stato veramente mio, mai. Non da quando il tempo si è preso di me energie. Ma non posso accusarlo di tirannia. Egli non si cura di me. Lui scorre, va, e mi lascia indietro. Ecco, riconosco quegli alberi e il sole che li indora, come nei sogni. Ah, e farei volentieri un bagno di quei bei raggi. Guardando te e guardando alle fronde della mia giovinezza, mi sento felice, quasi felice. Cosa non credo. E tu dimmi, è possibile recuperarla? Capisco il tuo silenzio. Davanti all'ignoto e a un Dio fatto di silenzio, l'uomo si sente spaesato, confuso e anche arrabbiato. Vorrebbe una voce, ma è solo ascoltando il suono del silenzio che è possibile cogliere il senso di tutto questo. Ah, che bei frutti e che bel vento ottobrino. Le foglie, se solo mi potessi librare in aria e abbracciare il cielo come loro. Non mi dirai come fai a conoscere, vero? Capisco anche questo. Quando ero piccolo, i sogni erano così vivi. Ogni notte d'avventura. Mi piaceva giocare, creare forme, spazio e tempo. Era sempre una meraviglia. Vorrei così tanto poter tornare indietro. Ma il tempo non si comanda. Mi guardo intorno ed è ancora inverno e le foglie che vestivano le mie fragilità stanno morendo. Fermati tempo, ti prego. Continuo a guardarmi intorno e mi chiudo in una crisalide. Ho capito, tu sei come la primavera, sei come i fiori che nascono nel buio della terra senza far rumore. Del resto, la libertà è una cosa naturale,
potremmo dire, è scordarsi di se stessi, riconnettendosi al proprio mondo interiore. So che può sembrare paradossale e assurdo nel pensarci, eppure è la verità. Mi viene in mente come un bambino che deve imparare ad andare in bicicletta. Vedete, lui ha bisogno di quelle mani, che lo tengono fermo sul sedile. E lui se le sente lì. E quindi pedala, nonostante la paura, nonostante tutto. Lui ha investito la mano e va, lo coglie. Fino a quando? Guarda giù, e quelle mani non ci sono più, scomparse. Allo stesso modo, noi dovremmo riconnetterci con la nostra natura, il nostro mondo interiore, abbracciare quel bambino e al tempo stesso dimenticarci. È stata primavera, autunno e anche inverno. Ma ora, finalmente, è già estate! Il paradiso non è un ponte teso tra cielo e terra. A ben rifletterci, non è niente che abbia a che fare con la fretta e con la pretesa. Io, come i miei compagni, e presumo come voi, mi sono indagato a fondo e ho cercato il senso della felicità. E più ci pensavo, più ero lì, concentrato, più mi rendevo conto di focalizzarmi su di un aspetto, tralasciando la totalità. È un errore umano, ma quanto fa male quando te ne accorgi. Allora, nella mia ricerca, ho pensato ad una donna. Una donna legata, tra l'altro, a questa bella terra di artisti, musicisti e anche di buon cibo, dai, diciamocelo. Sanremo. Quella donna, signori e signori, era Maddalena Carini. E voi direte, chi è? Innanzitutto partiamo dal dire che è una donna beatificanda, quindi sulla via della beatificazione. Ho pensato molto alla sua vita, ho pensato al prima e al dopo l'agosto del 1948. Lei era come me, come voi, come noi. Anche lei cercava la felicità, ma vedete, lei aveva una cosa in più. Avrebbe avuto tutti i motivi di dire perché sono così, chi mi ha voluto così. C'era una malattia fisica che la debilitava, forte e veramente devastante. Tuttavia, non abbastanza da piegare lo spirito. Tant'è che tutte le persone che ancora la ricordano e che hanno avuto modo di conoscerla, parlavano di lei come di una donna di una fede incrollabile. E beh, c'è un prima e un dopo. Prima di quel 15 agosto 1948, lei era una donna di grande fede, straordinaria, ma nulla più. Dopo quel 15 agosto 1948, lei è diventata quella che è al giorno d'oggi. Signori, il Signore, mediante l'intercessione della madre di Gesù, ovvero Maria di Lourdes, gli ha fatto la grazia, l'ha guarita. Ed è questo il motivo per il quale ce la ricordiamo ancora oggi. Ma vorrei farvi porre l'attenzione su di un dettaglio. Perché l'ha fatto? Qual è il senso di un miracolo? La gioia. Quando ho conosciuto Maddalena Carini e in generale quando io ho riflettuto sul significato della felicità, capendo
dove era il tranello. Ho posto il mio sguardo al di là della vita stessa, chiedendomi: esiste un valore superiore? Certo. Quella parola così banale, al tempo stesso così bella, ovvero gioia, è tra l'altro la parola che più ricorre nei Vangeli. Straordinaria. Perché vedete, quando ci si concentra sulle piccole cose della vita, si perde il senso di tutto il resto. Ci si concentra su una cosa e non si vede le cose dall'alto. Ma la gioia sperimentata dall'incontro con gli altri, la gioia che è capace di darti l'amore in senso universale, è quanto di più bello ci sia. Il mondo è un grande mercato ed è fatto di colori, ma anche di professionisti che cercano di venderti un benessere, che nulla è se non una felicità momentanea. Ti danno la cura, ma non si rendono conto di quella che è la tua malattia. Se noi ritornassimo indietro a quando eravamo bambini, quando i sogni erano vividi, allora, e io dico allora, sperimenteremo il senso di un miracolo. Chiedo a voi, si può ancora avere fede nell'amore? Io dico di sì. E vi chiedo una cosa, stanotte, quando voi tornerete a casa, vi chiedo, qualsiasi sia stata la vostra vita, di darvi una possibilità. Abbiate fede. Abbiate fede. Quando l'amore è talmente vivo, traboccante e vissuto nel pieno della connessione con il nostro mondo interiore e con la gioia condivisa con gli altri, allora diventa spontaneo, un istinto naturale, correre, cercare gli altri. Quante pene abbiamo patito in quest'ultimo anno e mezzo? Che ormai stanno già diventando 2 anni, tra l'altro. Il tempo passa veloce. Quante pene abbiamo patito nel non riuscire ad abbracciarci, a correre, a stare insieme. Bene. Io credo in questo. Io credo che il miracolo sia questo. Vivere la gioia di una beatitudine. Perché la beatitudine non è un superpotere, ve lo dico io, è alla portata di tutti. Ora che ci siamo immersi nella gioia, possiamo ritornare in un'atmosfera biblica e diciamo che Dio nella Genesi disse luce, e luce fu. Ma quale luce fu? Tutto è dono nella vita. Tutto è luce. E tutto inizia e si realizza nella luce. Chiediamo dunque al creatore della luce, dammi il sole, dammi gli occhi tuoi. Con Don Matteo Zambuto. Cos'è che qui non va? Dentro di me c'è un cielo che già muore se poi tutto sembra un sogno irrealizzabile. Io cerco te ma trovo solo lacrime. Eppure basterebbe un po' di cuore in più per vincere l'indifferenza che c'è in noi. Se non ci sei, mi sento come un'onda che ritorna in sé e vago solitario il vuoto attorno a me. È come un vento forte che mi porta via. Io credo in quel sogno che è cresciuto in me. È come una speranza invincibile. Rinasce un canto nuovo inarrestabile. Io cerco te nell'utopia presenza ineffabile, forgiata dentro il cuore dell'amore che cattura il mio cuore, grida forte dentro di me, dammi sole.
dammi gli occhi tuoi, dammi cuore per amare, dammi pace e parlami di te, ti parlerò di me. Salto il tuo cielo blu, distruggerò la diga che racchiude in sé la vita che ritornerà a scorrere. Io cerco te fra mille insopportabili paure, nell'ombra della notte che raccoglie in sé le lacrime di un mondo che non canta più. Se non ci sei, si resta come chiusi in una gabbia, privati dalla voglia di volare. Ripercorriamo attoniti il desiderio di te. Dammi sole, dammi gli occhi tuoi, dammi cuore per amare, dammi pace e parlami di te. Ti parlerò di me. Dammi sole, dammi gli occhi tuoi, dammi cuore per amare, dammi pace e parlami di te. Ti parlerò. Dammi gli occhi tuoi, dammi un cuore per amare te. Te. Abbiamo scalato insieme la vetta della felicità e abbiamo sognato il glorioso panorama. E adesso, non so se sentite l'arietta fresca fresca, la sentite? Quasi. Pubblico coinvolto? Molto. Lei sì. La signora sì, chi la sente? Io. È un problema, sa, perché fa un caldo. E adesso, sulla cima, dicevamo, nell'altezza, non restano che leggerezza e canto. Amore, leggerezza e canto. Questi sono i termini fissi dell'universo. Il senso e la vita immortali, più forti del tempo. Il nostro augurio, dunque, ha questo sapore, un sapore di felicità. Siamo in tanti. La cantate anche voi con noi, perché avete visto, abbiamo il foglietto, se, la sapete meglio di noi sicuramente. Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Guarda innocente in mezzo alla gente, la felicità è restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Sono i fiumi, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità.
già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità. Le parole. Felicità, felicità, felicità. È una spiaggia di notte, l'onda che parte, la felicità. È una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. E aspettare l'aurora e poi farlo ancora, la felicità, felicità. Nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che fa come un sorriso che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va senti nell'aria c'è già. Facciamo il bis dopo, restate con noi amici, avanti, avanti tutti, restate con noi perché desideriamo ringraziarvi uno ad uno e personalmente. Vi ringrazio io. Partiamo dai cantanti, vogliamo partire in ordine cronologico se mi ricordo. Ginevra Thierry. Aurora Loforte. Avanti, avanti, non siate timidi. Non mi ricordo. Veniamo in braccio al pubblico. Daniele Vassallo. L'ordine cronologico se n'è andato, fa niente. Alessandro Conti. Teresa Cordisco. Don Matteo Zambuto. Don Matteo, dobbiamo dirlo dopo, prima i cantanti, poi i presentatori, sì, poi diciamo tutto, lei non si preoccupi. Don Matteo, dovete sapere che è colui che ci introdusse alle arti dello spettacolo con il suo estro e il suo carisma. Come l'abbiamo conosciuto, Davide, Don Matteo? Lo abbiamo conosciuto tra i banchi di scuola, poi passavano gli anni, abbiamo scoperto che era un sacerdote, abbiamo scoperto che era un cantautore, che era un regista, un disegnatore. Allora ho detto, ma quante cose fa? E quindi la nostra amicizia va avanti fino a qui, fino a Sanremo. Un bellissimo traguardo per la nostra piccola ma corposa associazione. Un applauso a Don Matteo! Andiamo avanti, un talento impareggiabile nel canto, Mirella Migliotto! Poi, là fuori, si accettano scommesse su chi vincerà il Festival di Sanremo 2022, perché magari qualcuno si candida e chissà che voi non possiate dire io c'ero quando si esibì venerdì 1 ottobre al Teatro del Casinò. Quindi si accettano scommesse dopo. Passiamo ai musicisti. Caterina Maccarini. Matteo Carlucci.
attori falli tu. Gli attori falli tu. Devo fare gli attori? Che dire, veramente... Sì, vado a fare gli attori. Sì, 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 fai. Riparto, devo fare gli attori? Veramente bravissimi, ma soprattutto, bisogna dirlo, in un evento non è facile concorrere dal punto di vista dell'intrattenimento con la musica. Perché? Perché nel sangue abbiamo la musica, non le parole. Le parole sono forse più sovrastrutturali. Eppure loro ci hanno coinvolto come nessuno prima aveva fatto. E parlo di Eugenia Gandini e Simone Carlucci. L'occasione ci è gradita per dirvi che questo evento non è del tutto indipendente. Si colloca in un quadro più ampio ed è il quadro di un ritiro spirituale organizzato dall'Associazione di Fedeli Famiglia dell'Ave Maria, di cui appunto Maddalena Carini, che abbiamo conosciuto, è fondatrice. Però le associazioni hanno bisogno di alimenti, hanno bisogno che qualcuno creda, no, nei progetti, perché altrimenti non vanno avanti da soli. E ci sono delle persone che fanno andare avanti le cose. Nel caso specifico vorremmo ringraziare e chiamare, se desiderano, Emanuela Verzura e Matteo Moretti, a cui dedichiamo un grandissimo applauso. Venga, venga Matteo. Dato che Emanuela Verzura, fatti vedere almeno, fai ciao con la mano. Emanuela non vuole venire. In alternativa ci è stato suggerito dalla fondazione stessa di chiamare qui sul palco l'assistente ecclesiastico della fondazione dell'Ave Maria. Chiamiamo Sua Eccellenza Monsignor Pier Giorgio Micchiardi. Matteo, questa sera ti sei vestito elegante per venire a guardarci. Cosa ne pensi? Ti è piaciuto? Devo dire molto molto bello, anzi grazie, perché oggi parlavamo nel ritiro di una santa straordinaria, Teresa di Lisieux, che a 20 anni si è messa a scrivere opere di teatro, a mettere in scena cose per passare felicità. E credo che stasera siamo stati tutti proprio contenti, quindi grazie dell'impegno che ci avete messo tutti, Don Matteo, tutti voi, cantanti, io ho sentito delle voci, Mirella, lei, io, mamma mia, ma si può chiedere un bis o no? Tutti bravissimi, però veramente... veramente straordinario, bello bello. E quindi ecco, credo che da credenti o non credenti o gente in ricerca, non è tanto importante questo quanto appunto mettersi in cammino, no? E se questa occasione è stata quella per instillare qualche idea, qualche proposito buono, qualche volontà di costituire qualcosa di bello e di spendere bene la vita, credo che abbiamo fatto centro. Grazie a tutti per essere qua. Grazie a voi. Grazie a te Matteo. Monsignor Micchiardi, grazie di pregiarci della sua presenza e anche a lei chiediamo due parole. Innanzitutto complimenti a questi giovani che hanno organizzato e che hanno realizzato questa bella serata che, come già è stato detto, fa parte di un momento di incontro che la famiglia dell'Ave Maria ha organizzato per incontro di amicizia, di riflessione sul Vangelo in vista poi della testimonianza, come è già stato detto più volte questa serata, al Vangelo, a Gesù Cristo. Io mi auguro che queste realizzazioni possano continuare, anche se siamo, come è stato detto, un piccolo seme, una piccola pianticella, spero proprio che porti frutti di bene, soprattutto nelle famiglie, soprattutto nella relazione con gli altri, portando nel mondo la gioia, la felicità che ci viene, noi crediamo in modo specifico e profondo dal Vangelo. Grazie e buona serata a tutti. Grazie di cuore. Grazie. Proseguiamo intanto con i ringraziamenti, come non ricordare la nostra piccola presentatrice, Clara Vassallo. Prenditi tutto l'applauso del nostro pubblico. Clara, Clara, aspetta, vieni qua, vieni qua. Tu non lo sai, ma giunto il momento, una cosa molto importante. Ne abbiamo parlato tanto appunto delle associazioni che vivono grazie al cuore pulsante, che sono le persone ovviamente, no? Che con il loro impegno
spendono parte del loro tempo e della loro vita per giuste cause, tuttavia le associazioni si reggono anche su aiuti economici. E allora, adesso Clara, e lo facciamo dire a Clara proprio perché così aumentiamo le probabilità di successo della richiesta, dovrai convincere il tuo pubblico, loro, a lasciare una piccola offerta quando tuo fratello, che si è posto là vicino alla cassa, porgerà umilmente la cassa, ok, delle offerte. Quanto lasciamo, Davide? Dipende, no? Io so che ai nostri eventi vengono miliardari annoiati, quindi se qualcuno ha qualche millino... Cioè, noi prendiamo tutto, ma ci paghiamo la SIAE, ci paghiamo i pompieri, ci paghiamo un sacco di cose, quindi tutte le spese vive, e consentiamo all'arte di andare avanti in amicizia e con i valori che avete avuto modo di conoscere questa sera. Quindi questa è una possibilità aperta e spontanea che vi lasciamo. Ma continuiamo con i ringraziamenti. Prima facciamo una per di persuasione. Ah, proprio. Clara, di per favore, lasciate delle offerte a mio fratello che si è messo là in fondo alla porta. Dai, parola a te. Lasciate per favore delle offerte a mio fratello. Vado a darle subito. Vado. Andiamo, partiamo noi. Ringraziamo anche i tecnici Bruno, Stefano e Mattia, che sono qua nascosti, ma senza di loro lo spettacolo e loro meritano l'applauso più grande. Ci salutano dall'alto. Mattia, tu che sei qua, fatti vedere. Eccolo, ecco, si era già fatto vedere. Sono io che sono cieco. Perché meritano l'applauso più grande i tecnici? Perché ad un evento, no, il pubblico vede una macchina in funzione, ma di questa macchina vede solo la carrozzeria. Bene, i nostri tecnici, molto professionali, sono il motore, e quindi per loro l'applauso è doppio. Stefano, Mattia e Bruno, complimenti a voi. E se volete venire, venite, perché dopo il ringraziamento dei fotografi facciamo un bis della felicità di Albano e Romina. Quindi pronti a ballare, a cantare? Dalla regia cosa dicono? Ah, anche il bis di Mirella. Tanto abbiamo tempo, sì, siamo coperti fino a mezzanotte. Tanti bis e poi tris, se vi piacciono. Un ringraziamento ai fotografi, Luca. Ringraziamo anche i fotografi, certamente i fotografi e i registi. Le loro riprese, i loro scatti saranno presto disponibili sulle nostre pagine social. I fotografi sono Roberto Pecchinino e Paolo Rossi. Un applauso. Ringraziamo ovviamente anche gli organizzatori e il consiglio d'amministrazione del Teatro dell'Opera del Casinò, che ci ha permesso a tutti noi di essere qui stasera, quindi un applauso, se lo meritano anche loro. Intesa San Paolo, vedo, ma... Intesa San Paolo, non ho capito niente. Se mi fai allora gesti... Ringraziamo anche le Rotary, perché è nostro sponsor, e quindi un abbraccione anche a loro e un grandissimo applauso. Quindi potete alzarvi, ballare con noi, sono previsti due bis, Mirella Migliotto e poi tutto De Mos Maiorum con la felicità. Grazie mille a tutti, restate ancora con noi e restiamo insieme ancora un po' questa sera. Mirella, tocca a te. Voi state qua, non uscite tanto ormai, lo spettacolo è finito, basta. È solo. Lo spettacolo è finito, ma restate in pace. Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi. Stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il terreno migliore. Quando nasce un amore emozione nella gola. Da quando nasce a quando vola.
di un cielo che ha vinto mille tempeste. Che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Farò di te la mia estensione, farò di te il tempo della ragione, farò di più, farò tutte le cose che vuoi fare anche tu. Ti piace questa voglia di dare e ti senti capace, non ti puoi più fermare come un fiume alla foce che si getta nel mare. Quando nasce un amore, un amore, è l'universo che si svela. Maiorum, un applauso a loro, un applauso forte per loro, ai presentatori. Grazie, grazie Mirella. Adesso vi chiediamo, come vedete abbiamo un altro cantante, vuoi presentarti? Come ti chiami? Giorgio. Giorgio, quanti anni hai Giorgio? Ble. Sei il fratello di chi? Mamma. Sei il fratello di tua mamma. Sei il fratello di? Teresa. Vuoi cantare con noi Felicità? Sì. Perfetto, allora ti affidiamo il ritornello. Un grande applauso a Giorgio. Ti affidiamo il ritornello, lo canti insieme a tutti gli altri, Giorgio, va bene? Va bene Giorgio? Lo canti insieme a tutti il ritornello? Allora Stefano, per favore, solo per Giorgio ci rimetti Felicità. Ricordiamo a tutti che Daniele Vassallo non c'è perché l'ha a raccogliere le offerte, quindi la sua parte la deve cantare qualcuno. La canto io. La canta Davide, perfetto. Canto... dategli un foglio, io non so cantare, quindi... Con voi? Zuru, zuru, zuru. Come la terza? Sì. Ma stavo terza. Scherzando io. Ormai. Chi la canta come la terza? Dai, la canto io. Nessuno. Canta tu, poi io mi aggiungo. Noi cantiamo, io canto il ritornello come con Giorgio canto. Volete il microfono? Vieni, vieni che la cantiamo, vieni. Alessandro. È vero, ciao. Ma tutti insieme senza strofe. Sai. Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità è tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità, 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 è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, è abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità. È un bicchiere di vino con un panino, la felicità
lasciati un biglietto dentro al cassetto, la felicità. Ricantare a due voci quanto mi piace la felicità. Felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che fa come un sorriso che sa. È un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità. È una telefonata non aspettata, la felicità. 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 È una spiaggia di notte, l'onda che parte, la felicità. È una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. È aspettare l'aurora per farla ancora, la felicità. Felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che fa come un sorriso che sa. Grazie. Scusate, mi permetto un secondo. Tutto questo, tutto quello che avete visto questa sera non sarebbe stato nulla senza i nostri magnifici conduttori Luca Alpigiani e Davide Ramaglioni. Avanti. Eh sì, della gloriosa quinta C del liceo Taramelli, si poteva anche dire Taramelli durante l'intervista, liceo Taramelli, fate pubblicità, è il secondo liceo più importante d'Italia, ma la gente non lo sa, se guardate le statistiche è il secondo liceo, poi io entravo in classe in quinta C, qualsiasi ora, non so, mi ricordo un anno eravate la prima ora, poi la seconda, comunque facevo sempre l'appello, perché il primo era lui, Alpigiani, lo facevo fare a un... come si chiama? Oscar. A Oscar, che era un Equadoregno, Don Matteo, Equadoregno, che aveva un modo di parlare particolare, quando arrivava a te diceva Alpigiani, allora era fortissimo. Bene, un applauso a questi giovani, grazie. Grazie. Un applauso poi all'Ave Maria, l'Ave Maria, un applauso all'associazione. Spettacolo è finito, Stefano, ti chiediamo di trovare proprio le musiche più strong che hai da discoteca, tu trovale tutte proprio liberamente, voi potete andare in pace, vi ricordiamo come vi ha detto la piccola Clara, lasciate un'offerta all'uscita. Buonanotte. Buonanotte. Lasciatela.
Allora, siamo all'interno del Teatro del Casinò di Sanremo, da Don Matteo a Don Matteo Zambuto, che è qui con un gruppo di giovani straordinari. Abbiamo appena sentito musiche, canti, recitazione, una cosa straordinaria, perfino giovani che partecipavano a un ritiro spirituale, non si vedeva da una vita. Don Matteo, raccontaci come è nato tutto questo e questo entusiasmo e questa gioia di vivere che avete trasmesso a tutti. Ma sta funzionando questo microfono? Funziona. È una serata particolare, veramente bella. Non si pensava che si potesse arrivare alla fine portando proprio a termine il lavoro fatto prima. Abbiamo preparato tra l'altro questo spettacolo un po' di tempo fa, quanti mesi sono circa che si prepara? Un mese e mezzo. Io sto usando questo microfono, ma si sente lì? Perché qui non si sente niente che si sente. Si sente? Ce l'hai tu, ok, scusa. Bellissimo, un mese e mezzo circa, quindi vuol dire che dobbiamo farvi il nostro applauso per questo, perché in un mese e mezzo è difficile organizzare un evento così importante, così grande. Tanto io ero un po' in apprensione perché loro sono giovani e forse è la prima volta che organizzano non un evento ma uno spettacolo musicale qui a Sanremo, no, ma dove dovevate pensare a tutto, quindi non soltanto presentare ma anche le luci, sai, gli spettacoli, ci sono le luci, c'è il fonico, c'è Bruno che ci ha salvati, veramente. Allora, no, niente, come vi siete trovati? Alla fine avete raggiunto lo scopo che eravate prefissati oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? È una domanda banalissima, però rispondo io? Sì, rispondo io. Certo, ho pensato io. Allora, secondo me sì. No, nel senso, noi avevamo immaginato un percorso alla scoperta della felicità, quindi diverse tappe, ok, del cammino umano, che dall'inquietudine interiore, ho lasciato il telefono perché sta male, ma non riesco a gesticolare, dall'inquietudine comunque iniziale possa condurre fino a una felicità vera, il più autentico possibile, che l'abbiamo immaginata come una gioia, quindi passando da una felicità esteriore, una banale, superficiale, del tipo quasi sensoriale, no? Sto bene, mi piace quello che vedo e sono felice, per arrivare poi a una felicità un po' più interiore, quindi un pochino più profonda, no? Sul concentrarsi su noi stessi, sulla nostra psiche, per poi però renderci conto che fin tanto che rimaniamo veramente intrappolati soltanto dentro noi stessi non saremo mai felici. Perché? Perché intorno a noi c'è qualcuno che soffre. E quindi la vera felicità forse la raggiungiamo nel momento in cui la condividiamo con gli altri. Quindi diventa una felicità condivisa, che abbiamo chiamato gioia. Ha fatto un ritiro spirituale, ha fatto la sintesi. La sintesi del ritiro spirituale. Io cercavo anche, quando loro mi hanno presentato lo schema, così dicevo loro che la felicità non c'è una cosa nell'umano brutta e poi si va verso il bello, piuttosto che la felicità fa parte di cose spirituali, ma l'hai detto tu anche nel ritiro, perché non sono riuscito a partecipare, ma ti ascoltavo, no? E quando parlavi del cristianesimo parlavi di un corpo, di qualcosa che accade, di un avvenimento. Ecco, questa sera è accaduta una cosa importante, e cioè noi abbiamo insieme, in sinergia, ciascuno ha messo il suo tassello, siamo riusciti a trasmettere un messaggio importante, cioè in questo tempo così difficile come quello della pandemia si può parlare di felicità. Adesso non so, Davide, come si può, oggi ti faccio la domanda, non dire le cose che ho detto adesso io, cioè come si può parlare oggi di felicità in un tempo in cui la felicità è lontana, no? Mi permetto di assumere una certa indipendenza dai maestri e di dire, Don Matteo, che è sbagliata la domanda. Non si deve parlare della felicità, cioè smettiamola proprio di parlare di felicità e cerchiamo di fare altro, di essere felici con l'esempio. E questa sera abbiamo capito che essere felici significa essere felici insieme, ossia è possibile essere felici solo insieme, e allora si è gioiosi. Questa sera ci sono stati attori grandiosi, cantanti, musicisti che effettivamente hanno parlato della felicità, ma forse il vero modo con cui hanno comunicato la felicità è stata la loro amicizia, il loro fare squadra, il loro volersi bene, il loro amarsi in amicizia. Questa è stata la vera felicità che hanno trasmesso al di là delle parole, al di là della musica, al di là dei sensi. E speriamo che anche il pubblico abbia colto questo secondo messaggio un po' subliminale. No, io riformulo la domanda perché non hai risposto. La mia domanda era, in un tempo difficile come il nostro, di pandemia, come posso parlare io, capito, ai giovani di felicità? Allora, vediamo un attimino, Simone. E con chi se no?
Dunque, di questi tempi, come si fa a parlare di felicità? Innanzitutto io mi sono abituato quasi per esperienza a capire e a comprendere come ogni giorno che passo, ogni giorno di vita, ogni minuto, ogni ora sia un'occasione per imparare. E io anche stasera ho avuto modo di imparare. Innanzitutto prendendo un po' dalle parole di Davide, ciò che ci unisce è l'amicizia. Quando la felicità e l'amore diventa relazione con l'altro, rapporto con l'altro, condivisione, allora lì sta un po' la chiave, in un certo senso. Noi ci siamo sentiti privati della felicità e della gioia proprio perché, per cause più forti di noi, chiaramente, superiori, siamo stati dovuti rimanere in casa, isolati, e abbiamo dovuto affrontare noi stessi, abbiamo dovuto metterci in gioco soprattutto. C'è chi ancora adesso, e bisogna ricordarsi di loro, è ancora nel buio, e c'è chi ha avuto, diciamo, la forza di ispirazione come un moto interiore per poter essere qui, per poter essere qui o comunque per poter essere fuori. Quindi, per rispondere in poche parole alla domanda di Don Zambuto, la felicità è possibile nel momento in cui noi recuperiamo il rapporto con noi stessi. Nel momento in cui noi da soli capiamo che si può ancora credere nell'amore e di conseguenza in un miracolo, di valori come l'amicizia diventano niente poco di più, per usare un gioco di parole, che dei magnifici collanti, tali da riuscire addirittura a creare degli spettacoli d'arte. È grandioso, è veramente grandioso. Quindi la felicità, la formula in un certo senso, almeno per me, è arte, amore e amicizia, che non sono dei temi ideali, ma che si possono realizzare concretamente. Fantastico. Tra l'altro tutto il bello di questo momento è che è tutto improvvisato, poi tra l'altro hai tirato fuori le famose 3A, no? Tutte, diventerà famosa questa intervista per le 3A di Simone. Forse possiamo arrivare anche alla fine, però c'è una cosa che vorrei chiedervi, ragazzi. Cioè, voi siete dei giovani e sapete benissimo che noi adulti nel mondo dei giovani non è che abbiamo tanto spazio, perché esistono i due mondi, il mondo dei giovani e il mondo degli adulti, eccetera. Ogni tanto, quando noi facciamo un po' di qualche sortita nel vostro mondo, voi ci prendete per adulti, la Claretta mi dice tu Don sei vecchio, di qua e di là, e vabbè, insomma. E questo chiaramente diventa, come si può dire, presentato dall'usare Facebook, ovviamente. Sì, il limite è quello lì, se usi Facebook sei vecchio. Sei vecchio. No, ma io non uso Facebook, uso Instagram, TikTok, non sono giovane. No, però io una domanda ce l'ho dentro il cuore, perché sono pienamente convinto, non lo diceva la Carini, forse diceva tante altre cose belle, adesso non mi ricordo, lo diceva il fondatore di un ordine di suore, le Pianzoline, padre Pianzola, diceva che, attenzione, una domanda importante questa, soltanto i giovani potranno salvare i giovani. È un impegno questo, è una responsabilità. Ecco, di fronte a un giovane che ti dice no, io non credo più nella vita, ho provato, ho tentato, non ce l'ho fatta, non sono riuscito, non riprendo il cammino. Cioè, che cosa puoi dire tu come giovane? Come puoi convincerlo che ne vale la pena? Per quale ragione ne vale la pena? Caterina? Sì. Allora, per riprendere un po' quello che ha detto Simone, in realtà io credo che la cosa più grande da fare sia esserci. Non tanto dire, perché puoi dire quello che vuoi, ma le persone entrano da un orecchio e esce dall'altro, e parlo anche per me stessa, però quello che veramente una persona nota è la passione dell'altro, quello che c'è dentro il cuore dell'altra persona, quindi esserci per le altre persone è la chiave per fare in modo che ti ascoltino, cioè dedicarti tutto te stesso, anche quel minimo ritaglio di tempo, quella parola, quella canzone che ti viene in mente, ti fa pensare a quest'altra persona, è la cosa che fa scattare qualcosa, dici cavoli, ma se questo mi pensa, forse qualcosa di vero c'è. Quindi secondo me non è tanto quello che puoi dire, ma quello che puoi fare. Bravo. Bene, allora abbiamo detto tutto, Daniele? Sì? Vuoi dire ancora qualcosa? Ok,
cantarci un amore così grande. Un amore così grande. No, beh, possiamo concludere. Cosa potrei dire? Potrei dire questo, che allora, se il problema è quello di esserci, è quello di magari non parlare, ma di vivere un'esperienza profonda, di credere in alcuni valori che fanno da collante per noi, che poi diventano testimonianza, allora proviamo a dire questa cosa qua da qualche altra parte. Cioè non teniamola qua. Dicono che i grandi eventi nascono sempre qui a Sanremo, poi fanno il loro percorso, no? E quindi sicuramente poi lo rifaremo da qualche altra parte, con lo stesso spirito, e magari coinvolgendo anche altri ragazzi, altri giovani. Ecco, quindi i giovani hanno bisogno di vedere che tra i giovani c'è qualcuno che crede nell'altro, che non si fa le menate, chi sono io, ma che pensa alla vita con l'altra domanda, per chi sono io? Allora si apre un orizzonte diverso di quello che si apre invece sulla domanda chi sono io, che ci fa diventare sempre dei grandi egoisti, no? Quindi voi stasera avete testimoniato la gioia del vostro cuore. Io sono rimasto davvero, come si può dire, estasiato sul finale, dei vostri sorrisi, degli abbracci. Queste cose qui parlano, dicono che c'è un grande movimento dentro il vostro cuore. Quindi ha ragione forse Caterina, probabilmente noi adulti siamo più portati a parlare, a dire, eccetera. Parliamo di meno e viviamo di più queste esperienze profonde. Grazie per questo messaggio. Grazie. Buonasera, Monsignore. Siamo al Teatro del Casinò di Sanremo e appena finito un evento musicale interessantissimo nell'ambito di un ritiro sulla felicità. Ci racconti di che cosa si tratta, la famiglia dell'Ave Maria, quali sono le prospettive e perché coinvolgere i giovani? Ma io parto da molti anni fa, quando ho conosciuto Maddalena Carini personalmente, e ho percepito la bellezza, l'attualità dell'idea che lei ha avuto di dare vita a questa associazione, Famiglia dell'Ave Maria. Perché molto attuale? Perché vuole essere un fermento, vuole far sì che i membri siano fermento nell'ambito della famiglia, perché la famiglia viva quell'ideale per cui è stata voluta, pensata da Dio. Poi ancora l'impegno degli appartenenti a questa associazione per portare l'annuncio di Gesù e quindi la felicità a tutti, specialmente a quelli che sono in ricerca di un senso profondo della loro vita. Poi ancora il dialogo con i fratelli cristiani non cattolici, con gli appartenenti ad altre religioni, il sostegno e l'aiuto anche al clero. Mi pare che l'intuizione che lei ha avuto dopo il miracolo avvenuto a Lourdes nel 1948 sia attualissima e per alcuni aspetti ha anticipato quelle linee pastorali che sono state presentate poi dal Concilio. Certo, siamo una piccola famiglia, molto piccola, ma penso alla parabola del Vangelo che dice che una manciata di lievito può far fermentare la pasta. Spero proprio che questo si realizzi, anche attraverso eventi come quelli di questa sera, che sono un momento di incontri, di riflessioni in cui abbiamo e di amicizia per i quali abbiamo coinvolto dei giovani, perché sono un po' la speranza, sono la speranza di domani, del domani. Ecco, il Papa Francesco ha fatto addirittura un sinodo per cercare di aprire ai giovani, coinvolgerli di più. Cosa dobbiamo cambiare come Chiesa? Quali sono le strategie da mettere in campo per coinvolgere chi si è allontanato, chi è distante? Come possiamo parlare un linguaggio moderno raccontando verità di sempre? Io penso soprattutto mettendosi in ascolto dei giovani, sentendo quali sono i loro perché, i loro interrogativi, e poi insieme con loro cercare di aiutarli a trovare un senso profondo alla vita, che noi crediamo essere in pienezza Gesù Cristo, no? Naturalmente è un cammino che richiede tempo, pazienza e soprattutto benevolenza.
Se io posso vedere qualcosa di straordinario oggi è la figura di Papa Francesco, come riesce a coinvolgere i giovani vicini, lontani, anche le persone in ricerca, le persone più critiche. Qual è la cifra che rende così straordinario questo pontificato? Ma io penso che sia la sua capacità di mettersi in relazione con la gente, sia con gli intellettuali sia con le persone semplici. Forse questo egli ha imparato negli anni in cui era arcivescovo di Buenos Aires, questa grande metropoli. Poi indubbiamente io credo che al di sotto di tutto questo e delle sue capacità personali ci sia un grande amore per Gesù Cristo, perché se non ci fosse questo non ci sarebbe la forza e l'entusiasmo che quest'uomo dimostra a più di 80 anni.